E adesso vi parliamo di nuovo di Sophie Codegoni, che ovviamente è la nuova tronista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. E oggettivamente, insomma, c'è qualcosa che pare compromettere il suo percorso di trono all'interno del programma. Infatti lei nella scheda di presentazione aveva scritto che voleva fare da grande la dentista. Ma poi presunti ritocchini al suo corpo veri e presunti hanno letteralmente scatenato le solite haters del programma di Uomini e Donne contro Sophie Codegoni. Oggettivamente ve ne ho già parlato anche io, per dirvi che insomma ho trovato tutto questo eccessivo. In quanto ammesso e non concesso che ci siano stati le esagerazioni non mi piacciono e 20 ettari anni appena, quindi se trova uno che le piace veramente la sbandata se la prende e come. Sophie Codegoni, nuova tronista di Uomini e Donne, dice di se stessa. Foto posata modella del programma di Maria De Filippi. CMQ, la stessa tronista del trono over di Uomini e Donne, dice di se stessa al magazine ufficiale della trasmissione. Mi piaccio, so di essere una bella ragazza, ma so di avere anche tanti difetti come qualsiasi persona della mia età. Ho le mie giornate, no? Dove non mi vedo bene, e altre in cui mi specchio e mi sento a mio agio. La mia immagine in passato però mi ha causato tanti problemi. E sentite che cosa dice qui, perché insomma sembra un riferimento alquanto chiaro a se stessa e ai presunti ritocchi. Ho dovuto combattere contro tanti pregiudizi che accadono tanto ora, ma non mi toccano più. Sono stata male, perché venivo esclusa dalle altre ragazze. Mi giudicavano dal mio aspetto e mi attribuivano un'etichetta con cui mi identificavano sia le donne che gli uomini. E su questo comportamento che gli altri avevano nei suoi confronti ci tiene a precisa che la stessa tronista del programma di Maria De Filippi. Le critiche costruttive mi piacciono, le ascolto con attenzione e cerco di farne tesoro. Se invece arrivano critiche senza basi fondate non lascerò scalfire. So chi sono e spero che le persone durante il mio percorso possano scoprirlo. E tutto questo l'ha portata ad avere delle paure. Infatti svela la stessa tronista Sophie Codegoni che non nascondo di aver timore di non riuscire a farmi capire, di non essere in grado di aprirmi. Quando si tratta di sentimenti in amore faccio tanta fatica a dire quello che provo. La paura più grande è quella di non farcela, ma spero di imparare a lasciarmi andare e superare questo mio limite. E ha concluso in merito all'aspetto fisico che guardo molto l'aspetto fisico, mi piacerebbe confrontarmi con ragazzi sicuri di loro stessi, che mi sappiano tenere testa perché non ho un carattere facile. Odio le bugie, le persone non dirette. Secondo me Sophie Codegoni, se con questa ragazza riusciamo ad andare oltre l'aspetto e i facili giudizi, ci può regalare grosse soddisfazioni.